Sono 10 grandi medaglioni bronzei che affrescai nella volta della Sistina. Sono tutti storiati, ad eccezione fatta di uno soltanto. Sono trattenuti a stento dagli ignudi, ma non hanno tutte le stesse identiche dimensioni. Alcuni infatti hanno un diametro di 130 centimetri e altri arrivano a 140. Per simulare l'effetto del bronzo, usai la terra bruciata di Siena, l'ocra, un tratteggio a tempera nera per le zone in ombra e poi oro zecchino per le lumeggiature. Oro zecchino che stesi a secco. Cosa raffigurai in questi medaglioni bronzei? Ve lo siete mai chiesto? Ebbene, rappresentai alcune delle storie tratte dalla Bibbia, alcune delle storie più significative, insomma, legate direttamente ai grandi riquadri affrescati come l'uccisione di Abner da parte di Giobbe, il sacrificio di Isacco e la morte di Assalone. Assalone, per esempio, era il figlio di Davide, il terzogenito per la precisione. Tentò di prendere il regno dalle mani del padre e le sue gesta vengono raccontate nel secondo libro di Samuele. Ammazzò suo fratello maggiore che aveva abusato di Tamar, sua sorella, e scappò poi a gambe levate da Gerusalemme. Si autoproclamò re di Ebro e tornò a Gerusalemme cacciando il padre dal trono. Un giorno Assalone rimase col suo mulo impigliato fra i rami di una pianta e il capo dell'esercito, re Davide, lo uccise. Ecco, questa è proprio la scena che raffigurai in uno di questi medaglioni. Lo sapevate?